Durante, detto Dante Alighieri, non è mai stato in Valteggina. Giugalto, Ortignano, Raggiolo, mai. Forse. Perché sono territori a cui è andato molto vicino. Il Teggina, il fiume, scende dal Prato Magno per riversarsi sull'Arno tra Poppi e Bibbiena. Dante prima ha partecipato alla battaglia di Campaldino e poi ha soggiornato presso il castello di Poppi in occasione del suo esilio. Non ci sono prove storiche che ne attestino la presenza in Valteggina, anche se le vicende e i protagonisti di questi luoghi li conosceva bene. Dante conosceva la triste storia di Federigo Novello de' Conti Guidi, padre di Guido Novello, conte di Raggiolo. Federico è citato tra gli spiriti negligenti del canto sesto del Purgatorio della Divina Commedia, in una schiera dove spicca la figura di Bon Conte da Montefeltro. Quivi pregava con le mani sporte Federigo Novello, a voler significare la richiesta di preghiere che abbrevino il tempo della purgazione, dopo una morte prematura e improvvisa. Il ghibellino Federico, feudatario del castello di Raggiolo, era stato ucciso brutalmente in combattimento sotto le mura di Raggiolo intorno al 1291 da Alberto dei Bostoli, guelfo di Arezzo. Queste vicende Dante le aveva apprese certamente nella frequentazione della casata dei Guidi, di cui era stato ospite nei castelli del Casentino. Dante aveva probabilmente conosciuto anche Guido Novello II, conte di Raggiolo, che portava il nome del grande nonno, già podestà di Firenze, Arezzo e Perugia, e che aveva combattuto a Campaldino. Guido Novello a Campaldino era il capo della cavalleria, tradì e non entrò in campo, determinando la sconfitta dei ghibellini. I suoi possessi in Casentino, tra cui le fabbriche di armi di Raggiolo, furono risparmiati dall'oste fiorentina. La probabile conoscenza di Guido Novello Guidi di Raggiolo da parte di Dante è data anche dal legame con Giovanni di Buto di Ampinana, il notaio che nel giugno 1302 nell'abbazia di San Godenzo stilò l'accordo per portar guerra a Firenze da parte dei fuoriusciti guelfi bianchi e ghibellini fiorentini, dopo la condanna che nel marzo dello stesso aveva comminato l'esilio anche a Dante. Guido Novello morirà a 44 anni nel 1320, un anno prima di Dante, 1321-2021. E allora, in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, con il passaggio del cammino di Dante proprio da Ortignano e da Raggiolo, proveniente da Castelfocognano che poi prosegue verso Poppi, partendo dai documenti, dai passi della commedia e dalle vicende storiche, immaginiamoci Dante che si incammina dal castello di Poppi, su per la Valteggina, lungo le pendici del Prato Magno, fino a Raggiolo, per meglio ammirare dall'altra parte del Casentino il crudo sasso della Verna.